lo sto facendo dal verso vostro. Farei questa cosa che scende così, che in realtà sono delle nuvole azzurre. Qui, dopo lo andremo un po' a movimentare, c'è il porto di Le Havre. E qui c'è di nuovo il mare. Allora, io comincio da questa nuvola a fare tutta una parte in azzurro, e lo sapete, bisogna cominciare dall'alto tenendo il foglio inclinato, fare proprio come se fossimo un plotter che però dipinge invece che stampare. Quindi coloro tutto uniformemente fino in fondo. L'acquerello, vedete, se uno lo sa usare, è una tecnica molto molto veloce. Si possono fare anche delle bellissime cose astratte. Qui adesso, ragazzi, bisognerebbe aspettare che si asciughi. Ti devi portare avanti sempre un serbatoio d'acqua fino alla fine, e poi quando sei alla fine lo asciughi con un fazzolettino di carta. Allora, io adesso vado a prendere questa specie di arancione, che però su questo arancione ci ho intinto anche il pennello che era blu, quindi è venuto un po' così, un marroncino. Adesso vado a fare il cielo, poi dopo sopra ci colorerò, ti darò delle pennellate. Sto utilizzando un pennello molto più piccolo, però veda, lascio sempre un serbatoio d'acqua. Prof, a me il colore blu me l'ha fatto molto chiaro. Cioè. E anche a me. Va bene, perché dopo noi sopra ci abbiamo da scurirlo dopo. Dobbiamo farlo chiaro come la parte più in basso del dipinto, perché se no poi quel colore chiaro non riusciamo più ad ottenerlo. È un peccato doverci andare a mettere sopra tonnellate di tempera bianca. Abbiamo il foglio. Allora sto facendo bene, credevo. Sì, deve essere molto chiaro. Perché, ragazzi, a scurire si fa sempre in tempo, a chiarire con l'acquerello non è che si è fatto in tempo. Adesso qui in questa parte, se vogliamo, visto che tanto l'azzurro cominciava ad essere anche un po' asciutto, io posso anche raccordarli. Io andrei a scurire un pochetto il colore del blu, aggiungendoci un altro pochino di blu, e vado a fare la zona centrale più scura. Adesso non guardate soltanto me, guardate anche il disegno, perché io poi, tra l'altro, lo guardo al rovescio. Io adesso l'ho semplificata molto, la dobbiamo rendere un po' più simile a quella fascia che vediamo lì nel libro. Siccome il colore è più stretto, posso anche permettermi il lusso di abbassarlo un po'. Vado a scurire questa fascia qui, cercando di seguire il disegno che c'è nella figura. A questo punto tutte le macchie sono accettate, perché tanto lì non è che si capisce tanto bene. Prendendo quel colore lì azzurro e andando a intingere direttamente sul colore, andrei ad aggiungere alcuni elementi così. Questi sono come dei argani, poi alcune addirittura sono le ciminiere ed emettono del fumo, che è sempre blu. Non è così netto come l'ho fatto io, quindi lo vado un po' a camuffare. Non ho usato una punta fina. Sì, quella si chiama punta piatta. Allora, se ce n'hai una invece con la punta affusolata, così Però tondo. vedi, mi è venuto così. Sì, allora tu quando usi quello, usalo di traverso, ok? Non usare di piatto. Le impressioni visive sono un po' distorte, no? Le cose non si vedono bene, e lui cerca di rendere quell'atmosfera lì del sorgere del sole. Invece i critici, ironicamente, cominciarono a dire: eh sì, veramente fa impressione, nel senso di impressione negativa, paventoso. Adesso sto dando delle pennellate azzurre anche nella parte qua giù. Sto usando il colore, quello diluito e già preparato, e comincio a fare tutta una serie di pennellatine dove le vedo più scure, che sono come le onde. Fin tanto che si asciuga in alto, andate a fare un po' di quelle macchie blu sul mare. E in questo periodo, nell'Ottocento, tra gli impressionisti ci sono pure due artiste donna. Una si chiama Mary Cassatt, voleva assolutamente fare la pittrice, ma a quell'epoca
studiavano in maniera finalizzata alla la gestione della famiglia, non potevano svolgere un lavoro al di fuori della casa. Molto spesso le donne che nella storia dell'arte hanno potuto permettersi il lusso di dipingere è perché hanno avuto vicino o un padre pittore o un marito pittore. Vado un po' a scurire qui. Sì, sì, bello, bello. Allora ragazzi, adesso aspettando che qui si asciughi un po', vado a prendere un po' di giallo ocra, perché qui voi avete tanto giallo ocra sul cielo. Lo uso come tavolozza questo che ho messo. Quindi finché non si è asciugato, potete anche un po' schiarire andando. Però vi serve anche un fazzolettino, magari per tamponare un po'. Qui ci sono delle pennellate un po' oblique, dall'alto verso destra. Qui i contorni non esistono. Tenete conto che neanche facevano il disegno preparatorio. Andavano direttamente col pennello sulla tela. E andrai a fare le barche, che sono nere, il sole, che è rosso, e anche i suoi riflessi. Il sole lo facciamo nel quadrante in alto a destra. Ah, però mi raccomando, ragazzi, ho sbagliato. Guardate che il sole deve stare in corrispondenza dei riflessi. Io invece vedete che l'ho fatto decentrato. Bisogna starci attenti. Adesso io ci vado ad aggiungere un po' di giallo, sperando che si possa chiarire un po'. E poi faccio delle pennellate nere per le imbarcazioni. Ce n'è anche una più azzurrina. Dovete sapere che gli impressionisti che il nero proprio l'avevano bandito dalla loro tavolozza. Infatti, se guardate bene, quelle barche non sono proprio nere nere. Sono un nero blu. Ma perché l'hanno bandito il nero? Perché dicevano che anche le ombre non sono mai perfettamente nere. Su un oggetto rosso vicino c'è, per esempio, qualcosa di giallo, la sua ombra non è nera, ma la sua ombra rifletterà un po' di giallo a vicino e quindi diventerà un'ombra sull'arancione. E molto spesso usavano colori complementari, infatti qui c'è l'arancione e c'è l'azzurro, così diventa più brillante il risultato. E sotto ci sono anche dei riflessi e sopra ci sono come due persone. Dopo le barche io sto facendo delle striscioline di fumo, ma poi le vado a sfumare sempre con il blu. Si potrebbe ancora scurire di più la città qui. Vedete anche il porto, è fatto sempre a pennellate. Li chiamano pennellate veloci perché sono grossolane, non sono precise. E quindi a noi ci va benissimo. Comunque qua facciamo bene, non possiamo sbagliare. Poi si potrebbe fare in basso qualche pennellata di quel blu cobalto un pochino più verde. Prof, ho girato il foglio come sta facendo lei. Prendo un po' di verde e vado a fare delle onde giù in basso. La vado ad allargare un po'. Diciamo che il sole non fa proprio questo triangolo, però va bene. Adesso se vuoi aggiungere qualche righina nel mare. Il disegno. Sì, vedo. Oh, che bello! Adesso vai a definire un po' il porto. Il mare ti conosco bene. Eccolo, sì, sì, sì. Dopo che si è asciugato, ve lo riguardate. Casomai andate ad aggiungere qualche elemento. Ok, ciao!